vedere le immagini di Hapoel Torino. Queste immagini sono del tutto inedite per noi, è la prima volta che vengono trasmesse, ci sono arrivate da pochissimo da Cipro, dove appunto il Torino, pareggiando per 1-1 contro l'Hapoel, si è assicurato il passaggio al turno successivo. Il Torino aveva vinto all'andata per 3-0. Non ha disputato una grande partita a Cipro, ma del resto l'impegno era talmente limitato che questo probabilmente si è risentito, ha influito sul comportamento della squadra di Radice, che non ha presentato il suo capitano Claudio Sala. Abbiamo visto qui l'azione del primo gol, quello segnato da Marcu. Grandi festeggiamenti per i ciprioti che comunque hanno ottenuto per loro un risultato di notevole prestigio, avendo pareggiato con una delle più qualificate formazioni europee, come è appunto il Torino. Si diceva della formazione del Torino che non presentava Claudio Sala, c'era Patrizio Sala. Nel secondo tempo Pecci è stato sostituito da Pileggi e Pulici è stato sostituito da Graziani. Qui vediamo un'azione di Gorin schierato con il numero 4. Ecco proprio Patrizio Sala con il numero 7 al posto di Claudio Sala. E questi è Garritano schierato nel ruolo di centravanti. È proprio di Garritano, eccolo, il gol del pareggio a 14 minuti dalla conclusione. Quindi Hapoel Torino 1-1, ancora una conclusione di Garritano. Ultimissime battute. Abbiamo visto Santin che ha scambiato con Gorin. Ancora Gorin che scende sulla sinistra. Il cross Garritano che controlla la palla, poi appoggia a un compagno e quindi il tiro di Pileggi. E si conclude dunque sull'1-1 a Cipro fra Hapoel e Torino. Il Torino passa il turno.